miei progetti futuri riguardano molto poco il cinema, perché già da tempo ho fatto la riflessione che, avendo musicato più di 200 film, anche basta. Perché per musicare 200 film ho molto trascurato l'aspetto di musica da concerto, di musica sinfonica, musica da camera, di canzoni, di opere, di musica, quella musica che non è il cinema. È una riflessione profonda che negli ultimi tempi avevo fatto anche insieme a Ennio Morricone. Parlavamo del destino, del cinema. Siccome il cinema, fra l'altro, sta prendendo una piega molto differente dal cinema che ho conosciuto io quando ho cominciato negli anni 70, cioè è venuto il tempo di dedicarmi ad altro. E quindi nel 2020 le posso dire che ho scritto un piccolo brano sinfonico per l'orchestra di Santa Cecilia, proprio per l'Expo, un brano sinfonico di 6 minuti. E andrà in scena una mia opera al Teatro Verdi di Trieste. Un'opera, proprio un'opera, con il soprano, il tenore, il baritono, il contralto, il coro, le scene, i costumi. Poi sto scrivendo dei concerti per flauto e orchestra, dei concerti per flauto e orchestra da suonarsi in una serata vivaldiana, cioè mettere in fila i concerti per flauto e orchestra di Vivaldi, e dei concerti nuovi che io sto scrivendo sul calco di quelli. Ora, naturalmente, è un'impresa un po' presuntuosa, io da me non l'avrei mai scelta, me l'hanno proposta nonostante l'apparenza molto narcisistica, però ho accettato perché mi stimola molto l'idea di scrivere per flauto ed archi. E poi una cantata sinfonica sulle Eumenidi di Eschilo. Magari vi sto dicendo cose poco interessanti per voi, perché capisco che c'è un certo anacronismo dire una cantata sulle Eumenidi di Eschilo. In realtà le Eumenidi di Eschilo sono un testo di una attualità sconcertante. Sono un testo sulla fine della guerra, un testo che chiede a gran voce che a scontrarsi non siano le armi, ma siano le parole.